Eravamo lì, in balia, ad aspettare. In fondo alla barca stava una signora con il suo bambino. Avrà avuto 2 anni e mezzo, al massimo 3. Il bambino piangeva. Dalla savana al municipio, il riscatto del migrante di Mohamed Ba è andato in scena al Teatro Sibaris, inserito nel cartellone di Calabria Teatro Festival, organizzato da Corea 2000 per la direzione artistica di Rosy Parrotta e quella organizzativa di Angela Miceli. Uno spettacolo che ha portato a toccare con mano tutto quello che bisogna sapere sul fenomeno migratorio e forse capire almeno un perché, tra gli altri mille perché. Rimaniamo in due. Io e Abra, che respirava a fatica, era come se qualcuno avesse messo un fischietto nella sua gola. Io ci parlavo. Abra, se ci siamo ancora, un motivo ci sarà. Bisogna saper dare un senso alle cose che accadono. Non dobbiamo mollare. Sì, Abra, ce la faremo. Prima che la morte ci accolga tutti, secondo le credenze e riti di ognuno, la terra che calpestiamo è di noi tutti, e così è il mare che l'avvolge, è il cielo che ci disseta capricciosamente. È una frase bellissima. Sì, il riscatto, perché penso che noi tutti nascemmo da una madre comune e che prima che si scoprisse nei laboratori che il gene è uno solo, noi in Africa sapevamo di avere fratelli e sorelle oltre il mare e non avevamo la premura di accorciare i tempi storici. Sapevamo che prima o poi quella comune madre ci avrebbe consentito di abbracciarci. Quindi non siamo stati noi i primi a domare il mare, il cielo. Sono stati gli altri, eppure sono stati accolti da fratelli, da sorelle. Ma noi abbiamo subito tutto quello che una mente malata possa partorire. Dall'islamizzazione all'evangelizzazione, la schiavitù, la colonizzazione, e nonostante ciò ancora oggi chiunque vediamo viene considerato fratello e sorella. E così forse in questa italica nazione riusciremo a far prevalere la forza della ragione e bandire una volta per sempre la ragione della forza. Mohamed Ba ha invitato il pubblico a cogliere l'occasione che ci offre la povertà per un riscatto, per una vera rilettura del nostro essere, niente affatto impermeabile alle contaminazioni. E che la terra che ci accomuna tutti, purtroppo, è diventata proprietà privata. L'uomo nella sua essenza, nella sua integrità, non viene più considerata come tale, ma in base al suo potere d'acquisto. E il migrante che nella disperazione totale lascia i suoi affetti, i suoi effetti, alla ricerca di una terra che considera promessa, si ritrova in mezzo al mare con un altro fratello che avrebbe potuto aiutarlo, ma non lo fa perché c'è una legge infame che glielo impedisce. Il sogno diventa realtà e l'esule diventa il primo cittadino. Perché dietro al sole, nel mondo abitato, ricordate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come brutti, ma a perseguire virtù e innocenza.